Salve a tutte e a tutti, eccoci ad un nuovo caso studio dedicato al posizionamento del letto e alle considerazioni da fare quando scegliamo quale camera utilizzare all'interno della stanza e come posizionare appunto il letto per avere la massimizzazione del nostro stato di benessere mentre riposiamo. Il caso precedente aveva visto una casa con un'unica camera da letto, quindi una planimetria estremamente comune negli appartamenti moderni. Con questo caso invece propongo un'altra planimetria, sempre abbastanza comune in appartamenti, ma che potremmo ritrovare ad esempio anche in case singole. E in questo caso abbiamo una stanza, una planimetria con due camere. Quindi cominciamo subito a fare le considerazioni di questo caso. Quando analizziamo questa stanza, noi notiamo che abbiamo due stanze pressoché della stessa misura, una di 22,5, una di 22 metri quadri. Quindi entrambe le camere da letto possono essere adeguate come camera padronale. Abbiamo poi un piccolo bagno, la cucina e una ampia stanza che potrebbe essere anche, se calcoliamo che sia un unico piano, quindi lo consideriamo come un appartamento e non come un primo piano di una villetta. E sarà anche la cucina, rappresenterà anche la cucina. La porta principale è questa. Quindi cosa vediamo? Cioè, valutiamo che tra le due stanze, quella a cui si accederebbe con più fatica è questa, che tra l'altro, avendo la fortuna che sia la stanza più grande, diventerà automaticamente la camera che consideriamo come camera padronale, quindi come camera principale della nostra abitazione. In questo caso, per poter accedere alla stanza, essendo sulla stessa linea, bisogna superare la cucina, che è divisa dal resto della casa, se vedete, con un arco, quindi è tutto un open space. E riusciremo poi a raggiungere la nostra camera da letto. Questa seconda stanza può essere considerabile sia come stanza dei ragazzi, come stanza dei figli, o comunque come un salotto o uno studio, a seconda di chi vive nell'abitazione. Facciamo però attenzione a una cosa: vedete, queste due porte sono frontali. Quando noi abbiamo le porte frontali, soprattutto se siamo noi e i nostri figli, vi è sempre il rischio che si attivi un certo conflitto di territorio perché i ragazzi si sentiranno costantemente sotto controllo rispetto alla stanza dei propri genitori. Quindi, se ci fosse la possibilità, sarebbe sempre consigliabile far slittare anche di poco, cioè proprio un discorso percettivo, la porta. Altrimenti, se non fosse possibile, è importante contestualizzare un ingresso, quindi creare una sorta di piccolo ingresso o un'area separata dalla camera da letto vera e propria per i nostri figli. Perché se no proprio queste due porte frontali vanno ad attivare, soprattutto nei bambini piccoli assolutamente no, ma quando parliamo di adolescenti o giovani potrebbe proprio attivare un certo senso di eccessivo controllo da parte dei genitori. Torniamo alla nostra camera. Osservando questa camera, ovviamente la prima posizione che ci viene in mente per mettere il nostro letto, che siamo sempre allo stesso letto, sarà questa. Perché ragione? Perché se noi lo andiamo a posizionare nel lato opposto, quindi se andiamo a posizionarlo in questa parete, cosa vediamo? Se andiamo a posizionarlo su questa parete, siamo proprio di fronte alla porta, la posizione più sconsigliata in assoluto, che è quella che vede la testiera del letto in allineamento con la porta. L'altra opzione invece è di posizionarlo qua. Anche questa in questo caso non è particolarmente consigliata per due ragioni. Prima per la posizione della finestra, come ho visto anche nei casi precedenti, in realtà basta una bella tenda. Se non ci troviamo al piano camminamento, basta una bella tenda, insomma, per
proteggere il senso di esposizione. Sa che come al solito non è la miglior tenda che potevo scegliere, però ci capiamo io su quello che intendo. Quindi andremo a proteggere l'esterno, cioè proteggere l'interno dall'esterno. Ma nuovamente il consiglio è quello di posizionarlo a questa parete perché? Perché qui è la parete confinante con il bagno. La parete confinante con il bagno ha proprio tutte le tubature, in questo caso ha esattamente il water in corrispondenza. Diciamo che anche questo bagno non è, per come è organizzato, non è proprio l'ideale perché la prima cosa che uno vede è il water. Converrebbe, essendo una planimetria preorganizzata, conviene sempre avere il water in una posizione un po' più protetta. Quindi preferibilmente l'organizzazione degli spazi avrebbe dovuto essere questa. In ogni caso, in entrambe le pareti sono presenti tubature d'acqua e quindi è quanto mai sconsigliato avere proprio la testa che dà verso questa direzione. Per lo stesso motivo, io vi ricordo sempre di cercare di evitare di posizionare nella parete dove è presente la testiera del letto un impianto di elettrico. So che comunemente, soprattutto qua da noi in Italia, vi sono sempre i due interruttori, uno a destra, uno a sinistra, proprio per collegare le abat-jour, fare quello che uno può necessitare. Ma se possibile consiglio sempre di inserire un sistema di isolamento, quindi la possibilità di disattivare dalla linea in entrata tutto il transito di corrente rispetto alla parete su cui si poggia il letto. Questo per evitare campi elettromagnetici, soprattutto se abbiamo degli impianti un po' più vecchi, che potrebbero creare disagio sul lungo periodo, come ad esempio una delle cose più riscontrate è sempre un abbassamento della qualità del sonno o una maggior presenza di mal di testa, quindi il rischio di avere più mal di testa. Quindi anche in questo caso andremo a cercare una parete che non confini col bagno, che non presenti una finestra in allineamento, ad esempio, se io volessi potrei inserire una finestra sia di qua che di qua, però l'importante è che non si trovi mai in corrispondenza della testiera del letto e che non sia né in linea con la porta né proprio frontale alla finestra. Anche in questo caso, questo risulta essere il posizionamento migliore. Gli armadi li possiamo posizionare sia a questa parete che a questa parete, poiché se noi vogliamo vedere correttamente la stanza dovremmo. Dovremmo orientarci in questo modo, quindi posizionando così il letto, noi avremo questo lato a destra che rappresenta la tigre bianca e quella a sinistra che rappresenta il drago verde della camera. Nuovamente qua dovremmo preferire non inserire arredi troppo grossi, troppo imponenti, perché è sempre importante che il drago verde sia al di fuori di casa, sia all'interno di una stanza, sia più presente, sia più massiccio, presenti gli arredi più importanti o comunque gli elementi di decorazione più importanti, più visibili di una certa stanza, mentre dal lato della tigre bianca si può evitare, nel senso si possono utilizzare elementi meno presenti, più decorativi, anche un po' più artistici, cioè ci può essere più movimento, perché la tigre bianca, come ricordiamo, rappresenta dal nostro lato yin, quindi anche tutta quella parte creativa e progettuale tipica della nostra specie, perché per ricordarsi sempre correttamente qual è la tigre bianca e qual è il drago verde, noi dobbiamo sempre ricordarci che rispecchiano i nostri emisferi cerebrali. La tigre bianca è l'emisfero destro, il drago verde è l'emisfero sinistro. Emisfero destro, creatività, progettazione, ambiti più emotivi. Cervello sinistro, invece, pensiero logico, linguaggio, quindi tutte quelle cose che dopo
vanno a caratterizzare quello che a livello motorio è il lato destro del nostro corpo, che ricordo sono sempre invertiti. Per ricordare quindi il drago verde e la tigre bianca, ci ricordiamo sempre che lo yin, il femminile, corrisponde al nostro emisfero destro e lo yang al nostro emisfero sinistro. E quando siamo all'interno di un ambiente o anche quando stiamo considerando la nostra abitazione, dobbiamo sempre pensare che il nostro corpo rispecchia perfettamente quella che è la planimetria. Quindi, come se quando abbiamo individuato la direzione di una certa stanza, di una certa casa, è come se questa avesse i nostri occhi, avesse la nostra testa, avesse il nostro corpo e quindi si rispecchia in questo determinato modo. Nuovamente, sempre fondamentale quando parliamo di della parete della testiera del letto è che sia inserito un colore più forte, più intenso rispetto al resto della stanza, al resto della stanza, quindi che la testiera sia particolarmente rinforzata. Tanto per far presto, mettiamo ad esempio, vediamo, trovo niente di bello, mettiamo ad esempio una parete in legno. Quindi mi andrà a caratterizzare la stanza come la parete più presente. Questa questione di rinforzare la parete del letto da cosa è data? È data dal famoso effetto grotta. Cerchiamo di capire che noi, in quanto animali, nonostante il nostro pensiero logico ci abbia scollegato completamente da tutti i nostri istinti, o quantomeno la maggior parte della popolazione, abbiamo però sempre necessità di sentirci protetti le spalle. Proteggere le spalle è proprio alla base di quella che è l'autotutela della persona, quindi essere sempre sicuri di non essere attaccati dove non vediamo. Inconsciamente, quindi, la testiera del nostro letto crea questo effetto grotta, questo effetto di protezione, di contenimento, di tutela nel momento in cui noi siamo massimamente esposti a qualsiasi tipo di pericolo, perché è il nostro momento della non coscienza, il momento del sonno, il momento del sogno. Quindi a livello percettivo è importantissimo che questo tipo di parete, che la parete su cui si poggia il letto sia sempre piena. Ripeto, potrebbe avere una finestra qui o qui, non ci sono problemi, basta che proprio lo spazio subito dietro la testiera del letto sia pieno e sia sempre rinforzato e senza oggetti appesi o robe pericolose proprio in corrispondenza con le nostre teste, perché sennò parte il famoso effetto spada di Damocle. Quindi ci tutelerà in quello che è il sonno, in quello che è il momento del riposo. Visto che c'è l'altra camera, facciamo una considerazione sulla disposizione. Invece, se decidessimo che questa è la camera migliore, cosa valuteremmo in questo caso? Allora, la camera sarebbe leggermente più esposta, quindi dovremmo inserire nuovamente, come abbiamo fatto nel caso del video precedente, un elemento di rottura, quindi dovremmo andare a contestualizzare, magari stando anche qui, quindi tenendo un atrio un po' più ampio, dobbiamo andare a contestualizzare un ingresso che mi obblighi a spostarmi, che non mi faccia andare direttamente verso la camera da letto. Il posizionamento migliore nuovamente è sempre questo, perché se noi lo posizionassimo su questa parete che in realtà a livello interno della stanza non è male, saremo però esposti troppo alla porta e avremo la testa che confina nuovamente con una parete su cui scorre acqua e questo invece saremo proprio completamente esposti alla porta e soprattutto avremo un fantastico allineamento fino all'altra camera, quindi avremo proprio un senso, un potenziale scia, perché quando abbiamo tante porte allineate tra loro, il nostro cervello le elabora come se fossero dei corridoi, quindi crea dei corridoi virtuali che danno un forte senso di accelerazione. Ricordo che cos'è lo Sha Chi? Lo Sha Chi, detto anche lo Sha che attacca, lo Sha aggressivo, è quella sensazione di accelerazione. Vi ho linkato qua sotto un approfondimento dedicato proprio alle accelerazioni, direttamente dal mio blog, nel quale si può vedere proprio che effetto possa creare questo tipo di situazione. Quindi, nuovamente, il posizionamento ideale sarebbe questo,
e creerebbe una buona protezione, insomma, però sempre con un inserimento di elementi di interruzione, quindi con l'inserimento di arredi che diano, cioè che obbligano a rallentare e a muoversi dopo essere acceduti alla casa. Questo può andare bene anche volendo per rendere ancora più protetta la camera da letto, quella consigliata. Facciamo però un altro caso, ad esempio, se noi avessimo deciso che con noi va benissimo questa camera da letto e di qua dobbiamo posizionare i nostri figli, cosa sarà importante fare? Quando pensiamo alle stanze dei ragazzi, è importantissimo innanzitutto dividere la zona giorno dalla zona notte della camera. Infatti, a differenza di noi adulti che in camera da letto solitamente andiamo esclusivamente per dormire, noi dovremmo invece creare una stanza per i ragazzi che abbia un'area dedicata allo studio, al gioco, soprattutto se parliamo di bambini piccoli o comunque se sono dei gamer, avranno la loro scrivania come si dice, dove studiare, dove stare al computer. E è importantissimo che queste due aree non siano unite, non siano confinanti. Perché ragione? Perché la zona del riposo deve essere sempre completamente separata da quella che è invece la zona dello studio, del gioco, perché se no si vanno a confondere le funzioni. Oggigiorno è sempre più comune trovarsi nelle situazioni in cui i genitori dicono che i figli dormono poco e male, vanno a letto tardissimo, non riescono a svegliarsi alla mattina, e questo ovviamente è anche dovuto all'uso che i ragazzi fanno delle camere, perché se stanno a letto, giocano col computer mentre sono a letto o altro di simile, avremo una situazione ben poco riposante per il ragazzo o per la ragazza. In questo caso, ad esempio, una disposizione potrebbe essere questa. Questo magari possiamo anche spostarlo un po' più a lato senza andare ovviamente a confinare con il bagno. E soprattutto anche per i ragazzi più piccoli è possibile inserire anche magari dei separè, come dei tendaggi, come degli elementi che comunque vadano, o anche una libreria, ad esempio potremmo mettere qua, vediamo, la libreria aperta, creino nuovamente un isolamento, quindi una protezione rispetto al letto. Quindi infatti se noi andiamo a zoomare adesso guardando la camera, per come è strutturata in 3D, vedete? In questo caso, prima di entrare nella stanza, cioè quando uno entra nella stanza, non vede subito il letto perché vi è questo elemento a protezione, però vede subito quella che è la zona gioco, che sarà contestualizzata come zona Yang della stanza. Attenzione, mi raccomando, consiglio, in linea di massima, non bisognerebbe tenere elementi elettronici all'interno della stanza. Ovviamente, però, se uno non ha possibilità di creare un'area dedicata allo studio, al gioco dei ragazzi, al di fuori della loro cameretta, facciamo in modo che vi sia una regola che ad una certa ora, quindi almeno, ripeto, almeno un'ora prima di andare a letto, consigliabile anche almeno 2 se non 3 ore, e il ragazzo, il bambino, non sia attaccato al computer. Perché ragione? Perché se no la qualità del sonno sarà decisamente migliore. Anche in questo caso, come dicevo, rispetto all'isolamento dell'impiantistica, è importante che questa zona, ad esempio, abbia un sistema per poter bloccare completamente tutti i dispositivi elettronici, quindi anche le luci spie dello standby, e disattivare, ad esempio, cerchiamo di non posizionare mai un router all'interno della camera da letto, posizioniamolo sempre il più possibile vicino all'ingresso di casa, qua potremmo fare il mobiletto router e telefono. E quindi ricordiamoci che dopo una certa ora, e soprattutto quando andremo a dormire, è fondamentale che il router si spenga da solo.
Non sono per niente una sostenitrice della domotica e mi scuso per i più tecnologici, ma quando riposiamo non dovrebbero esserci campi elettromagnetici ad alta frequenza come un wifi attivi all'interno della nostra casa. Quindi cerchiamo sempre, anche se volessimo inserire la domotica, di valutare interventi a cavo, quindi attraverso una rete Ethernet, che sono meno comuni perché adesso si sta puntando tantissimo all'internet delle cose, al 5G, quindi alla costante immersione in campi wifi, ma cerchiamo sempre di preferire delle automazioni che viaggino ancora via cavo, anche perché sono meno soggette alle interferenze e assolutamente finché non avremo abbastanza casistiche per determinare quali sono i reali effetti delle alte frequenze telefoniche o le altre frequenze dati a cui siamo sottoposti, di cercare di usarli il meno possibile ed esclusivamente quando è necessario. Cioè non rinunciamo al divertimento, alle nostre abitudini e altro, ma se si tratta di dover automatizzare qualcosa a casa, cerchiamo di fare un impianto che non pensa solo alla modernità, ma che pensa anche proprio alla protezione della persona, quindi alla tutela della nostra situazione, di come stiamo, della nostra biologia, della nostra fisiologia. E quindi anche questo secondo caso è concluso. Se avete curiosità, scrivetemelo nei commenti o anche se volete proporre una vostra planimetria, lo farò molto volentieri. Mandatemi la planimetria di casa e una alla volta le analizzeremo tutte insieme. Quindi grazie ancora per seguire i miei contenuti premium e al prossimo appuntamento. Ciao!